Buongiorno e benvenuti. Eccoci di nuovo in una bella intervista su OpenStack col caro Giuseppe Paternò. Ci ritroviamo qui dopo circa 6 mesi dall'ultima intervista fatta, che ha avuto un discreto successo. Parecchi amici, conoscenti e comunque interessati al mondo dell'IT, open source e ovviamente in particolar modo al cloud ed OpenStack hanno osservato la nostra intervista e tante domande sono arrivate, il che è sicuramente bello e piacevole, perché tutto questo significa interesse e condivisione della conoscenza. In questa nuova intervista vogliamo fare 4 chiacchiere per comprendere dove stiamo andando, cosa è successo in questi ultimi 6 mesi, come sta cambiando un po' l'evoluzione di OpenStack stessa, quali sono le direzioni che stiamo prendendo, e parlare di una piccola novità che terremo per ultima all'intervista, che riguarda il nostro caro Giuseppe. Ciao Giuseppe, grazie di essere nuovo. Ciao, qui. Grazie a te. La prima domanda che voglio farti è come sta andando, come procede l'avventura di OpenStack, che direzione sta prendendo? OpenStack sta cambiando, sta evolvendo, sta cambiando rapidamente, come un po' ci si aspettava. Il summit di Tokyo ci ha portato tante novità, prima fra tutti nuovi progetti all'interno di OpenStack. Parliamo per esempio di Monasca, di Sahara, Trove, che è il database as a service che sta aumentando, tanti nuovi progetti. Il problema è un po', se vuoi, anche un po' quello, nel senso che stanno nascendo tante nuove idee, sicuramente valide, però troppe subito. Quindi magari rischia che un progetto, perché fa tra virgolette piacere a un vendor, viene seguito magari da un vendor solo, cosa che è un po' difficile da, diciamo, da rendere stabile, esattamente come in teoria ci si aspetta da una qualità open source, perché l'open source ci ha abituato ultimamente ad alte qualità, proprio perché la stabilità è stata sempre uno dei cavalli di battaglia dell'open source, proprio per la sua maturazione, perché Linux stesso, cioè, per essere, diciamo, a livello dove è arrivato adesso, ha impiegato 20 anni. E, ovviamente le cose sono maturate, ci si aspetta una certa, diciamo, più rapidità rispetto a quelle, gli errori del passato che sono stati commessi in Linux, però di certo non si può pretendere che un nuovo progetto venga considerato stabile in 6 mesi. Diciamo che vorrei tanto vedere più un'evoluzione come è stata in Linux anche in OpenStack. Interessante. Considerando quello che mi hai appena detto, quali sono i punti di forza e soprattutto le debolezze del progetto OpenStack? Beh, sicuramente ha dato tanti punti di forza OpenStack. Il punto di forza principale è l'interesse della comunità ad avere un qualcosa di condiviso e di univoco tra tanti vendor. Quindi non importa il progetto che stai seguendo, il tipo di storage, il tipo di network, avere un layer comune su cui far fronte è sicuramente un punto di forza. Un punto di forza avere 5.000 sviluppatori che ci lavorano dentro, è un punto di forza vedere tutte queste persone concentrate su un unico progetto, esattamente come è stato in Linux. Purtroppo però ci sono dei punti di debolezza. Questo secondo me è un po' il problema, tra virgolette, di gioventù di OpenStack, nel senso che prima ha fatto era importante avere una release ogni 6 mesi, perché questo ha dato una certa, diciamo, rapidità dello sviluppo e crescita nell'immediato della community OpenStack. Ora in realtà si sta rivelando come un punto di debolezza. Questo perché adesso i vendor magari sono meno sul campo, io che sono un pochino sul campo, anzi noi che siamo un po' più sul campo, sappiamo che le aziende vogliono una certa stabilità. Aggiornare ogni 6 mesi un'infrastruttura come OpenStack, perché finché sono i 3 nodi, i 10 nodi, è tra virgolette facile. Se andiamo su migliaia di nodi non possiamo fare un aggiornamento ogni 6 mesi, è praticamente impossibile. Secondo me questo è uno dei punti di debolezza. Bisognerebbe rendere più stabile alcune parti di OpenStack, in particolare la parte di network e anche alcune parti di backend della parte di compute. Mi riferisco per esempio a RabbitMQ, che è un po' il tallone d'Achille di tutta l'infrastruttura. Ogni tanto c'ha i suoi problemi, diciamo.
però bisognerebbe un attimino concentrarsi sul rendere stabile quella parte, rendere un pochino più performanti, perché no, lancio una sfida, riscriverli in alcune, magari andare via da Python, nel senso, io sono un pythonista convinto, mi piace, c'è una determinata velocità nello scrivere le cose che fa piacere, ma quando si tratta di performance magari uno vorrebbe qualcosa di più compatto. E questa cosa fa un po' anche scopa con i system integrators, coloro che ci danno dei valori aggiunti on top di OpenStack, perché vogliono una stabilità anche delle proprie release, delle proprie applicazioni. Faccio un nome a caso, uno SAP deve certificare determinate release, non può certificare ogni 6 mesi un prodotto, certo. Ha bisogno di API stabili, non può reinventarsele di sana pianta ogni 6 mesi o ogni anno. Quindi secondo me quello è il punto di debolezza al momento di OpenStack. D'altronde è qualcosa che vediamo già nella community con le distro Linux. Abbiamo le distro come Fedora contro Red Hat Enterprise Linux CentOS, o vedi Debian Unstable contro Stable, con un ciclo di release che è quello che hai accennato tu. Quindi OpenStack deve un po' lasciare il ciclo di release alla Fedora Unstable per andare su qualcosa a lungo termine, long term. È esattamente quello, nel senso che hanno ricalcato il modello più che di Fedora, in questo caso di Ubuntu, dove hanno preso, infatti tant'è che prima si chiamava Ubuntu Developer Summit e OpenStack Developer Summit, copiato paro, guarda, dove caso. Fanno una release ogni 6 mesi esattamente come Ubuntu, però Ubuntu ha questo concetto dell'LTS, della long term support, e dell'intermediate release. Vorrei che ci fosse lo stesso meccanismo all'interno di OpenStack, cioè è vero non lasciare correre e lasciare andare i progetti, ma dare una stabilità di almeno 2 anni, se non 3 addirittura, però diciamo in questa fase va bene anche 2 anni verso i clienti finali.